Siamo con Roberto Corrias, il direttore di gara che ha arbitrato la partita tra ACDC e Pastificio. Che partita è stata innanzitutto? Una partita molto combattuta, corretta, senza nessun fallo cattivo, abbastanza facile da arbitrare, con collaborazione dei calciatori e magari aiutandomi anche in qualche errore magari sarò arrivato a fare, non, però sono stato contento di queste due squadre perché sono veramente due squadre corrette. Le due squadre militano nel campionato over 39, che differenza c'è tra il campionato over 39 e magari quello a 7 tradizionale? Prima di tutto l'età, che è molto difficile, poi i giovani che sono allenati, questi ragazzi qua, anzi per aver 39-40 anni, corrono ancora, sono allenati, sono magari con un po' di esperienza calcistica, non, di, mio giudizio magari c'è poca differenza, magari anche tecnicamente preferisco arbitrare già questi qua, io non, forse per la stessa età che ho, non, niente da aggiungere proprio. Avendo più esperienza, possono essere magari meno fallosi dei giovani? Dipende anche l'entrata, dipende il momento, il nervosismo della squadra, il risultato se a favore o a sfavore, come l'arbitro si sta arbitrando bene o no. Sì, con l'esperienza potrebbe essere tante cose vantaggiose. L'esperienza fa tante cose in tante cose, non saprei più cosa dirle. E le due squadre comunque le sono sembrate tecnicamente sullo stesso livello? Poco più avanti la CDC. Proprio sono più giovani, gente che magari 2 o 3 anni di differenza fa tanto, calcisticamente fa tanto, però una squadra, due squadre abbastanza corrette, combattute, oneste in campo e decise a quello che fischiavo io, per loro andava bene. Sbagliato o non sbagliato, ecco, non protestavano, niente da dire, una bella partita.